Buonasera amiche, buonasera amici bianconeri, bentrovati. Post partita appena conclusasi, Lecce-Juventus, per commentarla insieme come di consueto qui sul canale e lasciare poi spazio alle vostre, ai vostri messaggi, ai vostri pensieri che come sempre leggo tutti. Prima di fare però tutto questo e di commentare finalmente un'altra vittoria, ma soprattutto la terza consecutiva in Serie A, e non ricordo da quanto tempo non accadesse, iscrivetevi al mio canale YouTube, azionate la campanella delle notifiche e mettete like al contenuto in fondo alla puntata. Vi invito anche a scaricare l'applicazione OneFootball, di cui vi lascio qui sotto il link in descrizione, scaricatela, perché oltre ad essere leggera e gratuita e disponibile sia su Play Store che sull'Apple Store, vi dà la possibilità di rivedere tutti gli highlights delle partite di Serie A, Serie B e Serie C, e mi raccomando, guardatevi gli highlights di Lecce-Juventus per arrivare alla meravigliosa perla con la quale Nicolò Fagioli ha deciso il match di questa sera al Via del Mare. E allora partiamo proprio da Nicolò Fagioli e dal secondo tempo, perché dopo un primo tempo di cui veramente c'è poco da raccontare, una partita molto soporifera, che ha visto le due squadre quasi annullarsi, nonostante una leggera prevalenza nel possesso da parte della Juventus, la ripresa è stata decisa dai giovani terribili di Massimiliano Allegri. Li definisco così proprio per far capire quanto dare delle possibilità, affidarsi a volte alla spensieratezza, all'incoscienza dei giovani può darti delle soluzioni che in questo momento, in un momento come quello che sta attraversando la Juventus, altri non riescono a darti. Lo aveva detto, e da questo punto di vista devo fargli un plauso, Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa pre-Lecce-Juventus, una conferenza stampa che ho criticato per tanta parte delle sue parole espresse, ma riferito alla domanda relativa ai giovani, l'aveva detto: magari qualche giovane lo faccio giocare, perché a volte i giovani ti danno quella spensieratezza e quella incoscienza con la quale poi puoi risolvere le partite. Infatti il gol di Nicolò Fagioli è un gol meraviglioso, un gol, consentitemi il paragone, alla Del Piero, per tornare indietro agli anni in cui Del Piero da quella mattonella pennellava col suo destro magnifico a giro all'incrocio dei pali, perché la palla di Nicolò Fagioli va ad impattare proprio praticamente l'incrocio dei pali, si insacca alle spalle di Falcone e porta a casa, porta la Juventus al successo. Un gol davvero da guardare e da riguardare, con il quale mi sono emozionato, soprattutto nel vedere l'emozione, oltre ovviamente alla gioia, di un ragazzo che fin qui era stato abbastanza tenuto in naftalina, ma soprattutto abbastanza cancellato dai pensieri dell'allenatore. Ieri Massimiliano Allegri l'aveva detto, rispondendo alle domande, anche Fagioli sta crescendo bene. Beh, se è stata una profezia, l'auspicio è che adesso si possa davvero insistere sulla crescita di questo ragazzo, perché lo avevo detto nel commento alla post-conferenza, ma soprattutto per esprimere quello che avrei fatto nei video precedenti, chi mi segue lo sa. L'unica via di uscita da una sensazione come questa, partendo dal presupposto che la società ha deciso di dare fiducia, volenti o nolenti, all'allenatore, quantomeno fino alla pausa per le nazionali, per il mondiale, era inserire un maggior numero di giovani, permettere ad un maggior numero di giovani di giocarsi le proprie chance, perché ti avrebbero potuto dare quella incoscienza, quella verve, quella gamba, quella voglia, quella fame che fino ad oggi chi invece aveva vestito la maglia della Juve non era stato in grado di fare. E allora bene nel primo tempo Sulé, nonostante, ripeto, un primo tempo abbastanza soporifero, nel quale la Juventus ha stabilito l'ennesimo record negativo della sua storia, in appena 30 minuti, se non sbaglio, 4 cartellini gialli. E devo dire anche bene Federico Gatti, a me è piaciuto molto per intraprendenza. Tante le situazioni da migliorare, ma si migliorano con il tempo e con l'esperienza. Non dimentichiamolo che Gatti è esordiente in Serie A, così come è stato esordiente in martedì in Champions League. Però al di là di alcune situazioni ben visibili, proprio all'occhio anche del tifoso, sulla gestione di determinate situazioni, come alcune palle che sarebbero state potute essere giocate comodamente all'indietro, ha preferito spazzarle. Ma a volte serve anche questo, serve fare qualche giocata sporca
per consentire ai compagni di riposizionarsi, di rifiatare, ma soprattutto per crescere dalle imperfezioni, dagli errori. E di quel primo tempo, di cui appunto non c'è molto da raccontare, certamente Gatti e Sulé sono due note da prendere in positivo. Male, lo devo dire per l'ennesima volta, ancora Cuadrado che continua veramente imperterrito in una lotta alla ricerca di quello che era e di quello che purtroppo oggi non è più. Ma questa sera godiamoci assolutamente questi tre punti, rimaniamo con i piedi ben piantati a terra, perché nel trittico di vittorie, non dimentichiamoci, ci sono squadre come Torino, Empoli e Lecce, che non sono esattamente Barcellona, Real Madrid e Bayern Monaco, ma con tutto il rispetto ovviamente, fanno però tre successi importanti che, le ripeto, la Juventus non realizzava, non ricordo nemmeno da quanto tempo, in Serie A. Terzo clean sheet consecutivo, quindi c'è certamente qualcosa di positivo nella pochezza di questo inizio di stagione, che ha visto ovviamente il fallimento Champions, di cui non possiamo far finta di nulla, non possiamo cancellare, ma considerato che la Juventus a questo punto non ha tante possibilità se non quelle di risalire la china, di vincere partita per partita, che sia di corto muso o meno, l'importante è far bottino pieno, ritrovare fiducia, ritrovare autostima e soprattutto sperare che Massimiliano Allegri continui nella strada intrapresa questa sera, forse più per forze di causa maggiore che non per volontà. Ricordiamo che quest'oggi al Via del Mare erano 10 i giocatori assenti, la stragrande maggioranza, cioè tutti per infortuni, tranne Locatelli per motivi personali, la stragrande maggioranza per infortuni o problemi muscolari. E quindi dopo aver criticato e aver posto sotto gli occhi di tutti il grave problema che attanaglia la Juve va al Via del Mare, porta a casa i tre punti, la vince con una ripresa, figlia anche del, ripeto, dei cambi e della verve dei suoi giovani. Perché al minuto 72, se non ricordo male il minuto, Iling Junior è stato mandato nella mischia, nemmeno il tempo di toccare la prima palla proveniente da un traversone di Cuadrado, che con una grande personalità è stato in grado di gestirla, saltare l'uomo, appoggiare a Fagioli, che poi si è inventato quella meravigliosa parabola che si è insaccata alle spalle di un falcone davvero incolpevole. Un gol, lo ripeto, andatevelo a vedere, alla Del Piero, un gol meraviglioso che è valsa la grandissima emozione per questo ragazzo, che vederlo con gli occhi lucidi baciato da Danilo è stato probabilmente uno dei momenti più belli di questo inizio di stagione catastrofico della Juventus, che ci può dare, speriamo, la speranza, scusate il gioco di parole, di poter insistere ancora con questi giovani, dar loro maggior minuti, affidarsi maggiormente alla loro incoscienza senza caricarli di troppe responsabilità, ma abbiamo visto che forse attraverso l'intraprendenza, la voglia, la gamba e tutte queste qualità che oggi hanno questi giovani a disposizione della Juve, perché sui giovani la Juventus, mi sento di poter dire, ha lavorato bene, bisogna però poi dargli la possibilità di giocare, metterli nelle condizioni di farlo, nelle migliori condizioni di farlo, si può trovare quella linfa che può svoltare la stagione. Godiamoci il terzo successo, rimaniamo con i piedi piantati a terra, anche perché, ricordiamolo molto serenamente, domenica sera ci sarà una sfida non importante, fondamentale, perché a Torino, all'Allianz, arriverà l'Inter, servirà alla Juve per capire se può essere iniziata davvero una svolta nella stagione. Ripeto, vincere in trasferta dopo il derby, che comunque era a Torino per la prima volta, dopo il 25 aprile a Sassuolo, al Via del Mare di Lecce, con tutti questi assenti, con la situazione che sta vivendo la Juve, può essere un segnale importante, ripeto, nella situazione che sta vivendo la Juve. Per cui, piedi piantati a terra, ma godiamoci questo successo che porta la Juventus alla terza vittoria consecutiva. Lasciatemi i vostri commenti, ci sentiamo molto presto perché ci sono delle cose che ho voglia di commentare con voi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, azionate la campanella, ci sentiamo presto. Ciao e fino alla fine, forza Juve!